E bentornati ragazzi a questa nuova recensione. Oggi parliamo di Transformers e lo facciamo con il potente e malvagio Megatron direttamente dalla serie animata dei Transformers, una serie prodotta dalla Hasbro, così come la sua linea di giocattoli, e trasmessa per la prima volta nel 2007 negli States, successivamente approdata in Italia poi nel 2008. E devo dire ragazzi che questa serie mi ha veramente sorpreso. Inizialmente stentavo nel cominciare a vederla perché il modo in cui erano disegnati i personaggi, come dire, così un po' bamboccioni, mi inibiva un po' nel farlo. Poi, per curiosità, provai a vedere la prima puntata e rimasi subito sorpreso dalla sceneggiatura che è a dir poco sorprendente, molto solida, e la cosa che mi è piaciuta di più è che hanno saputo creare un lato caratteriale dei personaggi in maniera fantastica. E poi, tra l'altro, per chi conosce questa serie sa benissimo che molti spunti degli ultimi film che abbiamo visto recentemente sono stati presi proprio da questa serie. Quindi, ragazzi, senza aggiungere altro, per chi è amante dei Transformers deve assolutamente vederla. E in descrizione vi lascio anche il link su dove trovare gli episodi in italiano. Ma adesso amici, ebbene ragazzi, passiamo a vedere un po' più da vicino il nostro Megatron. Inizio subito col dirvi che è spiccicato la sua controparte animata. Qui lo vediamo equipaggiato del suo arsenale. Abbiamo due spade molto grandi. Eccole qui. Realizzate veramente molto bene. Queste spade dopo troveranno un'altra locazione nella sua forma alternativa. Sono esattamente uguali. Qui l'impugnatura si ripiega in questo modo. Dopo vediamo anche il perché. Poi abbiamo il suo famosissimo cannone al braccio che si può rimuovere tranquillamente sfilando tutto questo pezzo che si va a incastrare tramite questi peg in queste asole qui dell'avambraccio. Il cannone è veramente molto grande, come tradizione vuole, e qui c'è anche una gimmick che permette di sparare il missile che vediamo all'interno. Eccolo qua, azionato a molla in questo modo. Dio, si è visto? Eccolo qua, dopo lo raccogliamo. E anche questo ovviamente troverà la sua allocazione nella sua modalità alternativa, che dopo vedremo. Comunque ve lo faccio vedere un po' nel dettaglio. Eccolo qui, qui c'è anche un carrellino. Cominciamo nell'esaminare la parte alta del nostro Megatron. Andiamo a vedere un po' bene i dettagli del volto. Come dicevo, la somiglianza è sorprendente con la sua controparte animata. Qui abbiamo il logo Decepticon, che tra l'altro è anche una gimmick, sia meccanica che elettronica del nostro Megatron. Adesso io vi faccio vedere soltanto la parte meccanica, che praticamente pigiando questo pulsante, come vedete, si apre la bocca e la parte elettronica si occupa di fargli pronunciare un po' di frasi. Adesso non lo sentite perché io rimuovo sempre le pile, perché innanzitutto non mi interessa di sentire i suonarelli, le luci e quant'altro, e poi purtroppo una volta dimenticai di farlo e fuoriuscì dell'acido che mi ha corroso alcune parti in plastica, e questa è veramente una cosa un po' rognosa se capita, quindi delle minchiate che dicono non mi interessa nulla. Comunque, facciamo
funziona perfettamente. Qui ci sono gli altoparlanti, anche le vile, se non sbaglio, vanno messe qui dentro. Sì, ci sono anche le viti. Detto questo, ve lo faccio vedere un attimino per intero. I dettagli sono veramente sorprendenti. La Hasbro riesce a fare delle cose fantastiche con i Transformers. Sono veramente in gamba anche gli ingegneri che si occupano di creare questi modelli, che comunque devono subire una trasformazione, quindi le plastiche sono veramente plastiche di qualità, perché comunque a differenza di un action figure sono plastiche che vengono più stressate in quanto appunto al fatto di doverli trasformare. E vi faccio vedere subito le articolazioni. La testa si può piegare a destra e sinistra, può ruotare a destra e sinistra. Le braccia ruotano di 360 gradi. Sentite l'ottima qualità delle articolazioni garantita dai ratchet, tutte articolazioni a scatto, quindi non corriamo il rischio di vedercele allentare. Poi abbiamo la apertura laterale di circa 75 gradi, la rotazione al bicipite, la doppia articolazione al gomito che, come vedete, piega tutto quanto, la rotazione della mano in questo modo. Poi abbiamo persino una leggera rotazione della vita, vedete? Anche se di poco, comunque riesce a ruotare un po'. Le gambe possono aprirsi lateralmente di 90 gradi, scusate. Sentite che bei ratchet che abbiamo anche qui. Frontalmente stessa cosa, il ginocchio anche qui piega di 90 gradi ed il piede può abbassare la punta in questo modo e anche il tallone. Inoltre può piegare in obliquo, quindi anche le articolazioni sono buone. Qui vediamo anche questi due pannelli in grado di aprirsi, appunto per non ostacolare né la trasformazione né l'articolazione delle gambe. Vediamo quanto misura in altezza. È alto alla testa sui 20 centimetri e mezzo. È un bel classe leader, perché appartiene alla classe leader. I Transformers sono suddivisi in diverse classi, dal Deluxe, che è più piccolino, al Voyager, che è una media altezza sui 17-18 centimetri, per poi andare sui leader, che vanno dai 20 centimetri in su. Ma adesso, ragazzi, lo andiamo a vedere nella sua modalità alternativa e, se vi va, lo trasformiamo insieme. Altrimenti saltate questa parte e andate direttamente alla fine. Ebbene, cominciamo dai pugni. Dobbiamo aprire questi pannelli. Vediamo adesso se poi mi ricordo il tutto, perché è una vita che non lo trasformo. Comunque, i pugni vanno riposti dentro questo vano in questo modo. Quindi prima apriamo, poi ruotiamo il pugno in questo modo e lo catapultiamo dentro e richiudiamo. Il gomito lo chiudiamo fin su la spalla, così, di qua la stessa cosa, in questo modo, ah, qui dentro, scusate, qui dentro a questo foro ci va questo peg. Poi
la cabina dell'elicottero va portata in avanti, e tra l'altro questa fase è accompagnata anche dalla gimmick elettronica che vi dicevo prima, che se ci sono le batterie all'interno, non appena concludiamo questa operazione si sente tutto il suonarello della trasformazione con tutte le varie luci che si accendono qua e là. Tutto questo va fatto slittare in alto e portato in avanti in questo modo dietro la testa. Quindi qui c'è una slitta che va fatta ruotare fino a chiuderlo in questo modo. Poi, nel frattempo sta passando un elicottero, non so se si sente. Guarda caso. Dunque, il cannone che abbiamo visto prima va messo davanti al volto, quindi va a completare quella che è la parte alta dell'elicottero, va agganciato esattamente qui. Qui, come vedete, ci sono delle asole dove ci vanno questi peg, e stessa cosa qui. Qui ci sono degli incavi dove ci vanno questi altri perni qui sotto. Eccolo qua. Il davanti, come vedete, è già fatto. Poi le gambe dobbiamo, per prima cosa, chiudere i piedi su se stessi in questo modo. Poi dobbiamo far slittare questa parte della gamba in fuori, da qui sotto ci aiutiamo spingendo così, e la facciamo slittare lungo la parte alta della coscia, poi la andiamo a ruotare in questo modo e completiamo l'operazione portandola fin su alla vita. Così. La stessa cosa la facciamo di qua. Ruotiamo e portiamo in alto. Poi accostiamo le gambe e andiamo ad unire il tutto. Qui c'è un perno, eccolo qui, e qui ovviamente c'è un foro e vanno uniti insieme. Qui ci sono i carrelli che vanno tirati indietro. Eccolo qua. Anche di qua c'è un altro perno e un altro foro. Questi, come abbiamo visto prima, erano i carrelli del cannone che adesso serviranno appunto all'elicottero. E qui ci sono i carrelli posteriori. Queste erano le spade di Megatron che abbiamo visto prima, anch'esse trasformabili. Come ripeto, questa è l'impugnatura che può essere ritratta in questo modo, e la lama della spada si divide per creare nient'altro che un'elica dell'elicottero. E quindi attraverso quella che era l'impugnatura della spada, adesso abbiamo la possibilità di inserirla in questa apposita sede. Una qua e una di qua. Stessa trasformazione, molto semplice.
come vedete, ruotando una un'elica ruota anche l'altra. Questo è l'elicotterone futuristico che è in grado di trasformarsi in Megatron. È fantastico, ragazzi, è molto molto grande. Vediamo quanto misura anche in modalità alternativa. È lungo ben fino alla punta del cannone, sono circa 36 centimetri, quindi è veramente un bel giocattolone. Quindi, ragazzi, si conclude qui questa recensione su questo Transformers. Spero vi sia stata di interesse. Io con questo vi rimando alla prossima review. Un saluto a tutti da Emiliano e da Megatron.